Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 marzo. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, intanto quello su cui titolano tutti quanti i giornali è le perplessità che avrebbe il Presidente della Repubblica Mattarella nell'istituzione, o meglio, poi vedremo, come dice bene il Messaggero, nell'assegnazione a paragone della presidenza della commissione d'inchiesta sui truffati delle banche. Secondo me Mattarella ha perfettamente ragione, perché le commissioni sono cose serie. E come dimostra dalla vecchia commissione P2 in poi, le commissioni devono avere sempre un leader che fa di quella bandiera la sua fortuna politica. Chiaro? La commissione Anselmi, la commissione. Ogni commissione è in realtà il suo presidente e quindi i presidenti che dovrebbero andare a fare la presidenza della commissione truffati delle banche, che dovrebbe mettere tutte le banche una in linea, è il presidente della gabbia, cioè Paragone, l'uomo a cui tu affideresti ovviamente un seggio in Parlamento, ma a cui non affideresti una seria discussione sul sistema bancario italiano, anche perché è demagogia allo stato puro. Tutti quanti colpevoli e quindi nessun colpevole, le banche. Banche sfruttatrici, le banche che fanno schifo, cose ovviamente che in tantissimi eventi è avvenuto, ma che se voi pensate di fare una commissione seria che indaghi seriamente sulle truffe bancarie, beh, non ci metti quello che con la gabbia ha ridicolizzato ogni ragionamento che non fosse il suo sul sistema bancario italiano. Trovo che faccia benissimo il Presidente della Repubblica, non so se ne ha i poteri, francamente, a mettersi di traverso sull'istituzione di questa commissione, che in realtà è semplicemente una specie di commissione che farà campagna elettorale per i prossimi mesi. Sulla questione, seconda grande questione di giornata, è il congresso sulla famiglia mondiale che si tiene a Verona. Bene, su questo congresso della famiglia mondiale che si tiene a Verona, sembra che questi signori che si riuniscono a Verona sono del Ku Klux Klan. Mi sembra di capire, anche perché una di queste tavole rotonde la modera, come leggo oggi, Felice Manti, lo scrive sul giornale Alessandro Sallusti, un signore che non mi sembra affatto del Ku Klux Klan, anzi che ha un atteggiamento nei confronti della libertà sessuale, individuale, diciamo sociale, totalmente libera, perché questo è il punto di vista di Sallusti, sia come suo comportamento personale, sia come atteggiamento nei confronti degli altri. Beh, insomma, io trovo che quello che leggo oggi sui giornali, Gramellini che prende in giro, ci sono, pensate un po' che faranno ai gay adulteri, niente faranno ai gay adulteri, Maffettone, i contraccettivi sono considerati da questi signori che si uniscono a Verona il prodotto di Satana, ma non è vero, non è vero, non è, cioè la cosa che più racconta bene, a parte ovviamente Manti che ci racconta dell'ipocrisia per la quale oggi si può essere ovviamente filo gay, si può essere ovviamente filo abortisti, si può essere ovviamente filo quello che cacchio volete voi, ma non si può essere filo famiglia tradizionale, cioè una specie di ribaltamento della realtà, gli stessi che rivendicano la possibilità di manifestare, di fare le manifestazioni, quelle sì, delle pagliacciate in mezzo alla strada, quelle orribili pagliacciate, non so, del gay pride, no? Che sono delle pagliacciate offensive per il decoro. L'avete sentito cosa dico? Offensive per il decoro, non è essere gay, ma quelle pagliacciate sono offensive per l'eleganza, il decoro, poi si possono benissimo fare, nessuno le deve vietare, però posso dirlo che sono offensive per il decoro. Bene, quelle robe lì si possono fare, che secondo me disgustano in primis tanti miei amici gay che dicono: ma che bisogno c'è? Ma che cosa state facendo? Ma che cosa state. Cioè, non ridicolizzate una cosa che è diversa rispetto a quella che state raccontando. Beh, quelle si possono fare, mentre non si può fare al chiuso di Verona, in una provincia lontana da queste, da queste vie della città, invece. Il congresso delle famiglie non si può fare. Bellissima la vignetta della Verità oggi che racconta più di 100 editoriali quello che è successo. Ci sono tanti teschi: il teschio del gay, il teschio del nero, il teschio del giapponese, il teschio della lesbica, il teschio del. Sono tutti uguali questi teschi, ma ce n'è uno diverso: il teschio di quello che partecipa al congresso di Verona con una specie di teschio di uomo di Neanderthal, perché questo è il trattamento che viene subito da chi si azzarda a mettere piede lì a Verona. Che poi ci siano dei cretini che dicono delle cretinate anche a Verona è fuori di dubbio, ma che il congresso della famiglia sia diventato il congresso medievale con l'idea che il medioevo, come Maffettone bisognerebbe spiegargli, non è esattamente solo il nero, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere. Quindi
Molto divertente guardare questa vignetta che mi sembra che racconti meglio di tanti editoriali quello che sta avvenendo. Io trovo invece scandalosa la foto di ieri della politica, perché ci sono tanti fatti della politica, ma la foto della politica di ieri erano Forza Italia, la solita Prestigiacomo, i soliti deputati di Forza Italia, eccetera, che occupano i banchi del governo e insieme a chi li occupano? A quelli del PD. E per cosa li occupano? Per la riduzione delle tasse? Li occupano perché questo è un paese in cui hanno fatto il decreto di dignità, invece bisogna sbloccare il lavoro? No. Li occupano perché vogliamo maggiori privatizzazioni? No. Li occupano perché vogliamo che le aziende producano di più e si faccia la TAV? No. Li occupano perché ci sia un paese più liberale, più economicamente forte? No. Li occupano perché non hanno calendarizzato e fra pochi giorni lo calendarizzeranno il revenge porno. Cioè, voi mi dovete dire se questa foto di PD e Forza Italia, cioè se l'unico modo che questi che vivono in un palazzo che non conta assolutamente nulla per il suo scollegamento alla realtà è il revenge porno. Stiamo parlando di pochi casi all'anno, gravissimi, e che sono comunque perseguibili dalle attuali leggi. Ma invece no, il revenge porno è diventato la grande priorità di questo paese, priorità per la quale Forza Italia e il PD occupano i banchi del governo, non li hanno occupati per l'aumento delle tasse, non li hanno occupati perché la flat tax non c'è, non li hanno occupati per quella merda del decreto dignità per cui c'è bisogno di fare la causale per ogni contratto a tempo determinato e hanno ridotto il numero determinato. No, per il revenge porno! Ma veramente, per il revenge porno! Questo è il problema dell'Italia oggi, il revenge porno, solo perché hanno beccato la Sarti che peraltro le sue foto gliel'ha messe in giro, è ovvio, un computer della Camera, cioè loro stessi, cioè qualche loro collega, ma si mettessero d'accordo tra di loro invece di romperci le balle e fare la foto, Forza Italia e PD, complimenti, bella foto, date l'idea plastica che sull'immigrazione, cioè farete vincere questi qua per i prossimi 100 anni, se riuscite a unirvi solo sul revenge porno. Legittima difesa, passa la legittima difesa e qui sulla legittima difesa ci sono molte critiche, ma l'unico vero giornale sano comunista che esiste ormai in Italia è quello dei Vescovi, l'Avvenire di Tarquinio. Voi leggete l'Avvenire e avete benissimo l'idea di quelli che la pensano giusta, cioè quelli che un tempo manifestavano nel 68 col manifesto, che oggi è praticamente scomparso, oggi si comprano l'Avvenire. Titolo Avvenire, illegittima difesa. La critica non è tanto che la difesa sia legittima, perché quello è la vera, grande, normale, normalità. In un paese come dice bene Salvini e tutti quelli che hanno votato questa legge, la difesa non può che essere sempre e comunque legittima. Difesa legittima, le due cose vanno insieme, lo capisce anche un bambino piccolo, anche Tarquinio forse se lo può capire che la difesa è sempre legittima. Difesa sempre legittima, difesa sempre legittima, difesa illegittima non esiste perché non è una difesa, chiaro? È un attacco. Ma non è questo il punto. Se uno veramente volesse fare una critica, la fa come fa oggi Cerasa. Questo è il punto fondamentale. Cerasa oggi sul Foglio che cosa dice? Ragazzi, ma quanti sono i procedimenti di legittima difesa che sono stati fatti negli ultimi anni? Lo dice la relazione tecnica alla legge sulla legittima difesa fatta al Senato. 3 casi, 2 casi, 5 casi, 8 casi. Ecco, insomma, non rendiamo un'emergenza ciò che non è un'emergenza. Poi lui dice che anche l'immigrazione non è un'emergenza e su questo sbaglia. Ma Cerasa sulla legittima difesa ha ragione da vindere. E questa è la vera critica seria che si può fare, che è una legge bandiera, secondo me sacrosanta, ma che in realtà non è che impatterà molto sulla vita quotidiana degli italiani. 13 milioni sono gli italiani che non pagano le tasse, Sole 24 Ore di oggi, pezzo di Tamburini condivisibile in cui dice, beh ragazzi qualche cosa di strano c'è che ci siano così tanti italiani che in realtà pagano tasse pari a zero, lavorano e pagano tasse pari a zero, intanto perché c'è la no tax area fino a 8.100 euro e questo è fuori di dubbio, anche perché ci sono delle detrazioni, mi sembra che di questi 13 milioni 2 milioni e mezzo sono per le detrazioni, scendono, delle 80 euro scendono sotto la soglia delle tasse, cioè tasse zero, però questo che vuol dire che se ci sono 13 milioni di italiani che non pagano tasse, ce ne sono altri che pagano le tasse e con quelle loro tasse sostengono tutto il paese. Chiaro? Non è che ci vuole molto. Chi oggi paga le tasse è un eroe perché tutto questo paese che è fatto da pubblico, da amministrazione, sono tutti pagati da noi, sono tutti funzionari pubblici, beh, tutti quelli li paghiamo noi perché 13 milioni di italiani non li pagano, un'altra parte di italiani è disoccupata, un'altra parte di italiani ovviamente non ha ancora l'età lavorativa, insomma, quei pochi che pagano le tasse sostengono questa specie
specie di baraccone, motivo per il quale siamo furibondi. Sapete quanti sono gli italiani che pagano più di 5, che hanno un reddito superiore a 50.000 euro? 50.000 euro? Sono il 5,3% della popolazione. 5,3%, ci credete davvero? Beh, insomma, Tamburini ha qualche dubbio, ma anch'io. Travaglio dice che il problema dei 5 Stelle alle elezioni è soltanto quello che è le fake news che i giornali scrivono, ce l'hanno tutti con i 5 Stelle, quindi siccome i giornali ce l'hanno con i 5 Stelle, i 5 Stelle non vanno bene alle elezioni, ma non era lo stesso Travaglio che diceva che i giornali erano morti. Minzolini dice una cosa molto interessante oggi sul giornale, ve la sottolineo, che il dilemma di Salvini è votare o non votare, e quei leader che erano sulla cresta dell'onda e non andarono alle votazioni, sostiene Minzolini, cioè Segni nel 93 e Renzi nel 2014, sono finiti male. Quasi un consiglio di Minzolini di andare a votare. Erdogan, dopo 100 anni, meno di 100 anni, decide che Santa Sofia da museo ritorna moschea. Era stata resa anche per la laicità dello Stato, per un'idea di Stato completamente diverso, da Atatürk, il padre della Turchia laica, e aveva reso Santa Sofia un museo, oggi ritorna moschea, e direi che questo dà il senso, altro che il congresso delle famiglie di Verona, di quello che può accadere in questa Europa unita che vorrebbe, ha voluto per un certo periodo avere la Turchia dentro se stessa e oggi la finanzia pesantemente per essere barriera all'immigrazione. Mentre i turchi rendono una moschea, riportano un museo a moschea, gli italiani in un quartiere di Roma decidono in maniera altrettanto, diciamo, oscurantista di non installare le antennine 5G, perché fanno male, no? Fanno male, quindi i grillini che decidono questo sono in un quartiere qua di Roma, ed è il senso proprio della innovazione, della realtà, cioè faremo l'Internet of Things, abbiamo già le antennine su tutto. Adesso ve lo dico, nei prossimi anni sarà il grande tema, quando scopriremo che il global warming, speriamo, non ci distruggerà, sapremo al 100% che a distruggerci sarà l'inquinamento elettromagnetico. Noi come Santa Sofia non siamo una moschea, non siamo più un museo, Roma non è più un museo, ma non avrà le antenne 5G. Complimenti con i passi avanti che stiamo facendo. Sul sito nicolaporro.it oggi tanti pezzi interessanti, e ora potete vedere un pezzo molto interessante secondo me di Alessandro Gnocchi sul tutto l'affare Battisti, perché non finisce qua. Ciao.